Pamela Prati ha avuto modo, nel corso della diretta di lunedì scorso del Grande Fratello VIP, di dire la sua in merito al raggiro sentimentale che sarebbe stato ordito ai suoi danni da un tale di nome Mark Caltagirone. La questione, ampiamente discussa in vari salotti televisivi, è stata riproposta dalla Prati, con l'intento di fare chiarezza. Dopo il racconto di quest'ultima, Orietta Berti ha affermato a chiare lettere di non crederle, scatenando l'ira di Pamela. La cantante si è mostrata anche indignata per il fatto che siano stati coinvolti nella vicenda persino bimbi malati, poi sono stati coinvolti dei bambini malati, cosa da non fare mai. Il mio cuore ti dice di sì, che sei stata travolta, però anche Alfonso Signorini ti ha avvisata che era tutto finto, ha obiettato la Berti. Insomma, a nulla sono valse le giustificazioni di Pamela Prati che ha continuato a ribadire di essere stata vittima di un palese inganno. Questa storia è sconvolgente perché la realtà supera di gran lunga la fantasia, ha sottolineato Orietta, ponendo ancora una volta l'accento sull'ingenuità della Prati, ma la cosa più sconcertante è che Pamela non è una bambina. In più, vive in un ambiente come il nostro che è pieno di trabocchetti e gente cattiva che ti vuole a terra. Un'ingenuità mai vista ha avuto. Alle parole della cantante ha fatto eco anche Sonia Bruganelli che ha dimostrato di non essere affatto persuasa dalla versione offerta da Pamela. Pamela Prati contro Berti e Bruganelli, tu e Sonia siete stati indifferenti al mio dolore e alla mia tragedia. Pamela Prati si è discolpata dicendo, la verità è questa e mi dispiace che voi non ci crediate, molto. Orietta Berti ha continuato a mettere in dubbio le parole della donna, riportando anche esperienze personali, però la mia mente dice di no, che non ti credo. Perché io penso che la verità non la sapremo mai. Non puoi essere così ingenua, dai. La Berti, non soddisfatta delle spiegazioni della Prati, ha rincarato la dose, sei una donna intelligente, dai. E chi sono questi che ti hanno raggirata? Io in 55 anni nello spettacolo non ho mai trovato nessuno così che mi abbia raggirata. A questo punto, Pamela Prati si è scagliata contro le due opinioniste del Grande Fratello VIP, dicendo, tu e Sonia siete state indifferenti al mio dolore e alla mia tragedia. E non c'entra nulla l'intelligenza con la sensibilità. Allora tutte le donne che vengono truffate e che si tolgono la vita sono tutte delle cretine? L'intelligente sei soltanto tu. Pamela Prati avrebbe voluto sentire maggiore empatia da parte di Orietta e Sonia, per cui è sbottata dicendo, se è così, cara, informati bene. Nel mondo tutti i giorni succedono queste cose e vi dovete vergognare che siete due donne. Non essere creduti è la cosa peggiore. Basate tutto sull'intelligenza, mica siamo tutti premi Nobel come voi. Allora sono pazza e cretina. E tu, Sonia, cosa ne sai? Pamela ha provato in tutti i modi a spiegare le sue ragioni, invano. Le due opinioniste avrebbero voluto giustificazioni, a loro parere, più valide per spiegare un caso piuttosto oscuro e delicato come quello di Mark Caltagirone. Leggi anche, Uomini e donne. Riccardo Guarnieri, il gesto verso Roberta indebolisce le speranze di Ida Platano, beccato con l'altra in atteggiamenti inequivocabili.